Ma che bello è raccontare il negativo, il brutto, il pestilenziale, lo schifoso! Che bello! Ebbene, è una delle riflessioni che sto facendo a distanza di un anno, comunque dall'uscita di Startup di Merda, ma che comunque vedo sempre in ogni presentazione che continuano e continueranno in questo 2019, è che raccontare il negativo delle situazioni, cioè quel lato negativo, è molto più bello di raccontare il lato positivo. Ora, prendete tutti gli speaker che salgono sui palchi dei TED, dei finti TED, dei TEDx di quartiere, di tutti gli eventi a cazzo di cane che abbiamo nel nostro paese. Bene, quanti tra questi parlano di qualcosa di negativo? Pochissimi. Tutti che parlano di numeri, di quanto è figo questo social, di quanto è bello questo prodotto, di come è giusto rianimarsi, di come fare le cose positive. Ecco, ci sono pochissimi che raccontano il lato negativo delle cose. Perché, ragazzi? Perché è una figata da speaker ed è bellissimo da persone giù dal palco. Io mi sto rendendo conto che raccontare il lato, il B-side, il lato negativo sia bello, sia ingaggiante, sia stimolante, e faccia anche passare dall'altra parte in platea un qualche cosa di interessante ed intelligente. Ovvero, voglio delle persone che ascoltano lo speech che siano intelligenti, siano critiche, siano lungimiranti, non dei babbacchioni, delle pecore da numeri, da slide. Presente quelle che fanno le foto, le slide di numeri che poi trovano anche online? Perché cavolo me li fai le slide? Ecco, quelli lì non li voglio. Voglio delle persone coraggiose, delle persone strong, delle persone che si mettono in discussione. Ecco, raccontare il negativo è anche quello, avere un pubblico magari minore, molto più critico, un pubblico più affezionato, ma che si fa spaventare, non vede l'ora di vedere questo film dell'orrore che gli stai per raccontare, perché poi gli rimarrà qualcosa dentro, poi modificherà davvero il suo business o la sua attività di impresa. Poi un'altra cosa, chi guarda uno speech strong, negativo, chiamatelo come volete, poi alla fine viene a farti la domanda giù dal palco, quando nessuno è lì nei dintorni, quando non ci sono le luci dei riflettori, perché vuole saperne di più, vuole sapere un sacco di cose e le saprà solamente se quella cosa è negativa, se quella cosa gli ha scavato dentro. E se non te lo dirà lì giù dal palco, te lo dirà dopo su LinkedIn o su Instagram o dove cavolo volete voi, su Facebook. Perché quel tarlo dentro la propria testa con la slide cattiva, comincerà a rodere dentro, a mangiare dentro un sacco di domande e arriverà da te. Insomma, lanciamo questa possibilità di fare speech negativi, raccontare il brutto, in qualche maniera proporre i dati controcorrente, perché è solo controcorrente che i salmoni risalgono la corrente, si salvano nella propria migrazione, orsi a parte. Na, 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 na.